c'è un nome e magari anche un sogno, un cane e i suoi libri legati al guinzaglio, lo stesso angolo della città diventava riparo di un riposo e un risveglio. Lo incrociavano in tanti nel groviglio dei passi, un accessorio da marciapiede e anche i semafori intermittenti. Carne poesia fondamentalmente perché racconta di storie di vita umana, di esperienze di vita vissuta, e quindi racconta di carne, appunto, di umanità, ma allo stesso tempo di debolezze umane, di fragilità umane, nelle quali secondo me abita tanta bellezza e tanta poesia. Per questo, insomma, il titolo Carne e poesia. Torneranno i balconi ad ospitare i nostri fiori, torneranno le strade gremite di risate, torneranno partenze ad aspettarci alle stazioni. Il sound è un sound che tendo a mantenere negli anni, un sound molto mediterraneo, con, insomma, cioè, che ha come base il cantautorato tradizionale, ma che si muove appunto dai Balcani al Medio Oriente, insomma, alla musica portoghese. Insomma, ci sono tante influenze che chiaramente derivano dai miei ascolti, dai miei gusti musicali. Collaborazione con un artista, appunto una pittrice, io la considero una poetessa degli acquerelli, che è Grazia Salierno, che ha realizzato sia la copertina del disco sia alcuni acquerelli che sono presenti all'interno del booklet insomma, di Carne e Poesia. Cosa resterà? Giudizio.